Non ci sarà nessuna procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell'Italia, così ha deciso la Commissione Europea riunita oggi a Bruxelles. In questo quadro Piazza Affari ha festeggiato, il FTSE MIB di Milano ha chiuso in rialzo con un sonoro più di 40% a 21.905,34 punti, il miglior indice di giornata per distacco. Il rendimento del BTP è sceso a 1,67%, minimo da dicembre 2017, e lo spread contro il Bund viaggia vicinissimo ai 200 punti base.